Termineranno ad agosto 2015 i lavori di completamento dell'ospedale del Mare, che accorperà nel quartiere Ponticelli i presidi ospedalieri Loreto Mare, Ascalesi, San Gennaro e Incurabili. Progettato nel 2004 dall'architetto Renzo Piano, l'edificio rappresenta un modello innovativo di edilizia sanitaria ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale ed è stato realizzato con criteri antisismici. Su una superficie di circa 150.000 metri quadrati trova hanno posto 18 sale operatorie, impianti all'avanguardia e 450 posti letto, previsto inoltre un albergo, un centro commerciale e un parcheggio. È un miracolo della regione. Questo cantiere doveva finire così, doveva essere una di quelle tante opere incompiute che le televisioni andavano a visitare di volta in volta. Io ho messo una firma molto pesante quando mi sono assunto la responsabilità di trovare risorse che non c'erano più, per un fallimento, era fallito il progetto di finanza. Pensate a questa grande struttura ferma. Ecco, ora come vedete tanti operai si rifarrà, significa sanità positiva, buona per i nostri cittadini. Quindi un miracolo della Regione Campania, siamo orgogliosi di aver messo anche questa firma così importante e anche pesante per il futuro della nostra città metropolitana. La realizzazione della struttura, polo di eccellenza della sanità pubblica nel Mezzogiorno, superati i ritardi iniziali, è giunta quasi a conclusione dopo 4 anni intensi di lavoro. Pronte al 7° piano le camere di degenza, la pista d'atterraggio dell'elicottero d'emergenza, il ponte che collega i vari lotti e il parcheggio. Alla visita al cantiere, che completerà i lavori a fine agosto 2015, hanno preso parte il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco Luigi De Magistris, il direttore dell'ASL Napoli 1 Ernesto Esposito ed il commissario ad acta Ciro Verdoliva. Un'opera molto significativa che avrà un impatto rilevante non solo sulla zona orientale di Napoli con una significativa riqualificazione, ma su tutta la città e i comuni vicino alla città di Napoli. Quindi siamo molto soddisfatti perché anche il modo per programmare in modo più forte la sanità nella nostra città. Cioè, l'ospedale del Mare è una straordinaria notizia. L'operazione sarà perfetta e in questo io mi muoverò anche io in prima persona, dando un futuro certo e significativo ai 4 presidi che sono punto fondante della nostra città: Loreto Mare, Incurabili, Ascalesi, San Gennaro, Annunziata, eccetera. Perché altrimenti noi andiamo a depotenziare la sanità nel cuore della città, ma questo non accadrà. Quindi ci sarà da un lato l'ospedale del Mare e dall'altro la programmazione importante. Su questo ho chiesto garanzie precise anche al presidente Caldoro. E dobbiamo andare in questa direzione. Credo che l'ospedale del Mare oramai sia una realtà per la città, sia a buon punto. Credo che prossimamente si apriranno anche i primi ambulatori e sicuramente le date verranno rispettate. È tutto a buon punto, è un'opera eccezionale che sicuramente raccoglie, migliora la qualità ospedaliera all'interno della città di Napoli e apre nuove prospettive anche sugli ospedali che verranno poi riconvertiti.